Horror 2, tra poco, su Boing! Amore, stai bene? Sì, mi sento in forze, perfetta, fantastica, come... è come se... Sì? No, niente, che mi hai dato per curarmi? Niente, non ti ho dato nulla, davvero, niente di niente. Niente, ma allora sei senza anima, non hai cuore, non ti occupi di me, non mi curi, non so, beh, chi mi ha curato allora? Amore, dico davvero, so non lo so. Chi l'ha fatto, le mie fatiche. Ma forse è stata la medicina di Greta. Io sono qui, sono trasparente, faccio la bella statuina. Greta, tesoro mio, sono qui. È l'unica spiegazione logica, è stata la medicina. Che bella che sei. Come un soffio celeste che mi ha attraversato. Va bene, amore, ma il medico ha detto che non stai bene, che devi riposare, rimettiti a letto. A letto, conto minimo, per favore. Allora, tu, chi ti ha detto di ammalarti perché ti manco, eh? A letto, chi te l'ha insegnato? Amore. Ma non ti vergogni di fare certe cose? Che sto benissimo. Aspetta, allora non disturbarmi. Non ascoltare questo signore, ascolta la tua mamma. Devi riposare. Amore, devi riposarti. Non voglio riposare, sto bene. Dove sono i miei figli? Dove sono i piccoli? Nella stanza dei ragazzi. Il medico ha detto che poteva essere rischioso. Che ha detto il medico? I bimbi devono stare con la loro mamma. I bimbi devono stare con la loro mamma. Però i medici non capiscono niente. Non con la nonna. Con la nonna non ci sono, con me nemmeno. Perché io non li conosco, i miei nipoti. Ma dove facciamo sono? Una cosa, Conte Minimo. Dimentichiamoci di questa lite. Ora ti chiederò quali sono le novità, sull'adozione, sul matrimonio. Facciamo finta che non sia accaduto niente, va bene? Avanti, parla. Questa è mia figlia, molto bene. E adesso, apri bene le orecchie e ascoltami, perché sono venuta da molto lontano per vederti. Conte Minimo, hai sentito? No, non ho sentito niente. Vedi che stai male e che non sei ancora guarita, lo vedi? Va bene, basta, dimmi quali sono le novità. Sandra vuole portare via Roberta. Roberta? Oh no, perdonami Maya se non ti ho salutato. Ma no, figurati. Ma che succede? Franco mi ha chiesto una pausa. Una pausa? Per cosa? Ha detto che sta male e che già il tennis lo tiene sotto pressione e io non gli do libertà. E certo, per me non è così. Io vorrei solo che mi desse più tempo. Così abbiamo discusso ed eccomi qua. Va bene, ma sei sicura? Io sono sicura che lui ti ama e vuole stare con te. Anch'io lo amo, Maya. Ma ormai non ci vediamo quasi più. Anna, Flor sta meglio? Beh, non lo so, suppongo di sì. Olivia, sei tornata, Salve. Mia cara! Come sta? Ah, ho già capito, non dirmi nulla. Il biondo no. Ti ha lasciato. Anna? No, non è così. Franco mi ha chiesto una pausa. Ah, cara, se è una pausa da uomini, è meglio che te ne cerchi un altro. Beh, poi magari invece fate pace. Ah, scusate, ora devo andare. Ah, Anna, vorrei conoscere i bambini. Ah, ma come no? Vieni, andiamo. No, ragazzi, scusate, ma in questa situazione in due siamo una moltitudine. Pazienza. In quattro un esercito. Andiamo, cara. Andiamo. Tu già li hai visti. Ehi, il libro! Eccolo qua. Oh, no! Accidenti! E adesso che faccio? Ma
Ecco il mio amore. Come stai, Margherita? Conte Minimo, voglio parlare con Sandra molto seriamente. Amore, amore, calmati e non esagerare. È l'unica cosa che ti chiedo. Ce la fai? Che? Eh? Che cosa? Di non cosa esagerare. Mi fastidirla, non esagerare. Fallo, lasciala in pace. Ma come ce la fai? Lo sopporti? Neanche ti rispondo. Ce la puoi fare, no? Non voglio che ci agitiamo. Qualche soluzione la troveremo, d'accordo? Bene, ma una che sia una è già tanto. Bello. Non farmi arrabbiare. Ma perché ti arrabbi? Ma perché dovresti farlo? Ti sto chiedendo, ciao, di stare calma. Come va? Basta. Può entrare la nonna? Oh. Una nonna con, ciao, quei capelli. Olivia. Massimo. Olivia, no, come stai? Bene. Guarda, ecco, i miei figli. Ti presento i nipotini. Guarda, questa è Anna Margherita. Margherita, Anna. È una che piange un po' troppo, guarda, sai. E certamente questa cosa l'ha presa dalla madre. Ma io però non piango così spesso. Ma senti questa signora. Adesso abbatto il tuo di albero genealogico. Sono tutti e tre così belli. Sono perfetti. E Franco è di sotto. Perché non sale? No, più tardi. Più tardi ti dico. Ora vado a salutare Nicolas. Dopo parliamo, Flor. Va bene. Adesso... se prendo Franco gli faccio vedere, ma le, no, stelle, Flor, come può, perché, farla soffrire così? Lo riduco a una polpetta. Ma dai, Flor, questa è una lite da ragazzi. Una lite da, sai, ragazzi, signora Anna, per favore, sono seria. Perché non se ne va a fare le sue faccende? I bimbi vogliono un po' di pace. E poi faranno pace sicuramente. Le riconciliazioni sono il meglio nelle storie d'amore. Hai ragione. Ma che bello vederti in forma. Vado a parlare con Sandra. Vengo anch'io. No, tu resti qui e cambi pannolini. Datti una mossa, schizzinoso. Amore, in una casa piena di donne non intendo toccare un solo pannolino di più. Salve, dottore. Sandra, io non voglio intromettermi, ma credo che tu debba aspettare che Flor migliori per parlare con lei e con Massimo. Certo, Frau Sandra, non precipitarsi. Forse ci sarà soluzione. Magari, Greta, magari. Ma non vedo altra alternativa a questa situazione. Buondì, come vedete sto molto bene. Ah, mio rimedio sicuro, fare, sì, bene, Greta, a te. Bene, credo che dovremmo parlare, no? Sì, stavo aspettando che tu guarissi. Io ho già parlato con Roberta, Flor. E davvero non sopporto più questa situazione. Mi manca molto e voglio che Roberta venga a vivere con me. Io non so che dire, ma va bene. So che mi capisci, Flor. E ancor di più ora che sei madre. Io sono stata costretta tutto questo tempo a stare lontana da mia figlia. Però adesso basta. Dimmi una cosa. A te piacerebbe essere separata dai tuoi figli? No, no. No, Sandra, io ti assicuro che ti capisco. L'unica cosa è che anche noi vogliamo bene a Roberta. Sarà difficile stare senza di lei, quindi io vorrei che restasse. Anche tu mi manchi tanto, mamma. Però non voglio andarmene. Che? Anche tu vai via! Ehi! Stavo pensando che se avete bisogno di qualcuno per il vostro coro, io da bambina sono stata nel coro della parrocchia. Che ne dite? Ah, gentile, sempre gentile. Moltissime grazie per l'offerta, ma purtroppo già in tre il trio è completissimo. Siamo tre. No, un momento, Bonilla. Aspetta, Celeste cara. In effetti stavo pensando che non sarebbe male, per niente male, perché forse avremo bisogno di un aiuto. E Celeste può essere la nostra chiave del successo, amore mio. Per niente male, Lucia. Se viene anche lei, il trio poi scoppia, esplode. Ma che dici? Va bene, ragazzi, non litigate. E ora vado. No, non andare, torna, Celeste. Non fare caso a Bonilla. Io non ho parole. Devo proprio ringraziarti per quest'idea, perché è meravigliosa. Vieni, perché è io lo sento. Sono me, certa, ma... che tu ci porterai verso il cammino dell'arte. È la mia vita. Te lo giuro. Va bene. Se ti piace tanto Celeste, il mio nome d'arte sarà Celeste. Grazie mille, agente. Vai, vattene via, vai. E va bene, egoista. Egoista mancata. Educato. Va. Sta a sentire, che le hai fatto? Esatto, che le hai fatto? Ho solo voglia di scappare. Di riprendermi la libertà, mio cari. Con questa
No, non ci credo, sei un genio del male, grandissima! Ma... Evviva! Sì! Oh, vita mia! Vita mia! Chiudo! Amore! Stai meglio adesso? Sì, molto meglio! Molto meglio! Sono contenta, ragazzi! Basta, Conco, basta! Ah, le hai detto delle idee che ho avuto per l'ultimo show della banda? Le hai detto dell'ultimo show? Perché ride, Maya? Sai, a me dispiace sapere che Franco non venga al matrimonio. Ma ci verrà, perché? Ci verrà, perché non dovrebbe? Fa così per un colpo che ha preso la testa. Che facce, che succede? Io torno a vivere con la mamma. Che cosa? Oh, Roberto. Questa atmosfera è troppo triste. Ci vuole un po' di buon umore qui dentro. Basta, Congo! Per favore, Nicolas, sì, apri porta. Bravo. Per favore. Sì? Ah, Erbicino, perché è venuto? Erbicino un corno. Quel cane non mi fa chiudere occhio. Io vado a dormire alle 7 di mattina. Se non lo fate smettere, vi denuncio, chiaro? Quindi attenti, molto attenti. Ah, no! Congo, su! Non ci posso credere, mamma, anche in cella, Ruby, hai sbagliato. Non devi farlo, lo capisci? Il lupo perde il pelo, ma non il vizio, piccina. No, 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 ma che dici? Ma con quella parrucca non si nota, Cleopatra. Ho un'idea. Possiamo ancora rimediare. La chiami e le dici, signora, le è caduta questa chiave e ce l'ho io qui per restituirgliela. Eh? Che sì, ne pensi? Ma certo, amore mio. Io la restituirò, non voglio tenerla. Mamma... Mamma, ti ringrazio. Che cosa? Non ascoltarla, Malala. Beh, prima la copio, poi dopo la restituisco. Ah, ma come? Non ho pensato a come copiarla, come la copio? Sta tranquilla, mia sposa, il tuo stupido ha la soluzione. Ci penso io. Bene, tesoro, allora, domani, dopo lo show... Olè. No, 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 dammi la boniglia. Uno, due... Non farmi arrivare a tre. Dammi la chiave. Ascolta, tesoro mio. Tu vuoi venire con noi o vuoi restare in questo circo? Questo non è un circo, mamma. È la realtà.